abbiamo un suono. Aspetta. Allora, il suono, eccolo, lo senti la variazione qua? Ok, sì. Tu insisti e lui si costruisce. Ah, ok. No, aspetta. Eccolo lì, lo senti? Sì. Più insisti, più si costruisce il suono, sentilo. Ok? Questo può essere una scaglia molto piccola. E poi su un costone così, è improbabile che sia ferraccio, può essere un piccolo piombino di proiettile. Invece qua sotto, se tu lo metti qua sopra, vedi che suona dappertutto. No, qui. Capisci? Ma perché comunque il torrente attira a sé, quando è in piena, attira a sé tutta la immondizia che trovi intorno. E la trovi dentro il torrente. Quindi, ma sui bordi così, senti, ok? Questi devi cercare, questi sono i suoni interessanti. Poi per carità può essere un piombino microscopico, però su un costone così è improbabile che sia immondizia. Totò! Ciao Luca! Buona pescata! Io oggi mi concentro praticamente sui video, perché questi sono video, diciamo, istruzionali. Tutto, sì, prendi tutto, però fai attenzione, è molto piccolo quel suono. Quindi adesso lui lo mette, cosa fa? Lo mette dentro un secchiello e se faceva tutto quanto. Prendi tutta quella roba lì che trovi e poi la settacci e vediamo un attimo. Un suono così su un SDC può essere anche una pepitina da 0,050, quindi metà di decimo di grammo. Ok. C'è neanche tempo di finire di setacciare. Allora, il suono che sentiva prima Giacomo con l'SDC. Questa è la tua prima pepita d'oro. Cazzo, si pesa. Guarda che roba. Aspetta. Cioè, appena l'hai appoggiato. Aumenti svengo. Appena l'ha appoggiato per terra. Appena l'ha appoggiato per terra. Non ci credevo neanche io quando l'ho vista. Allora? Tambor svengo. Aspetta, abbiamo ancora finito di setacciare. Sì, però probabilmente era quella, Luca, Sì, era bella profondina, perché se tu adesso avvicini quella alle 16. Guarda. Aspetta. Guarda che sbianca. Matteo Alberto, geologo. Giacomo Bosio, proprietario dell'armeria Nord-Ovest, che vende anche queste attrezzature. Cazzo, ma perché non finisci cazzo? No, tu hai detto pazzo. Quasi sicura non hai quella. Finisci vediamo di finire questo, finiamo di setacciare ciò. Perché sai che dice, non c'è due senza tre, però non ce ne deve essere anche però uno quella, senza me, due. Guarda che dopo proviamo col metal, ma è quella. Quella è mi devi prestare quella macchinetta. Era un po' più profonda. Mi devi prestare... Cosa? Il contenitore che non ce l'ho. Ah sì, adesso trovo il portarullini dei quella vecchi... Quella non entra nella candela 30. Del cicciotto. No! Vediamo se c'è qualcos'altro, no? Speriamo. Cazzo, ma l'ho trovata, almeno una pepita fighissima. Vediamo se c'è qualcos'altro, dai. Tu l'avevi già vista? Che cosa? Quella nel piatto. Io avrei voluto tenerla per Luca. Ah, però... scusa, pensavo non l'avessi vista. Non fa nulla, dai, non fa nulla. Però volevo fare un po' una sorpresa. Venivo. Vediamo se c'è anche qualcos'altro. Mi ricordo ancora le mie prime pepite eravamo su quel rio là. Scusate, ho zoomato troppo. Che eravamo su quel rio là, le mie prime pepite, il primo giorno che uso il metal, adesso Giacomo non è successo quella così. Può essere una 0, quasi 0,2. Purtroppo è un po' piatta, però guarda sì, che... magari non ha molto, però è un mega scaglione quello. Quasi. C'è qualcosina, ma è veramente piccolo, vedi? Sì, vedo. Va bene, dai, il pezzo bello. Comunque vedi che Giacomo, la scorsa volta gli avevo detto proprio, guarda con l'SDC quel costruttore. Ma infatti ero andato a vedere. E già e suonava. Il suonava. No, sì, guardiamo la prossima volta. Come vi ho detto prima, il suono si costruisce insistendo. Sì, adesso ho imparato. Così funziona con l'SDC. Sì, adesso te l'ho preso, ho paura di perdere. L'ho trovata col mio piatto, vorrei dire, ma porta fortuna. Ok, va bene. Sì, col piatto della MyLab, tra l'altro. Grazie per il posto, adesso vediamo Vediamo cos'altro salta fuori. Tutti contenti e sono contento anch'io. Comunque era lì sopra. Quindi c'è una scagliona, quasi pepita del genere. Da qua sopra è difficile che secondo me arrivi dal torrente, cioè qua vado di nuovo a riprendere la mia teoria che comunque non lo so, è una cosa un po' particolare qua c'è anche un bel freno tra l'altro. Adesso ficchiamo un po' il naso in questa zona, va? Ok, adesso Giacomo sta scavando intorno a qua dove ha trovato la mega pagliuzza prima.
con qui il freno proprio quello che stiamo spolpando. Qua si è creata una specie di mini guida, bella fessura. E che bei ragnetti per i fan arachnofobici. Dì, non me lo dà in testa, sto piccone, ha allegria, eh? No. Ecco, facciamo un giro di qua. Anche qui è tutta la fessura, cioè, tutti questi massi qua. Anche lui mi dice bello. Vai bello profondo, eh? Sì. Ah, oh, c'è da farsi il mazzo, eh? Se vuoi l'oro bello ti devi fare il culo bello bello grosso. Quindi no, ma belle porzite, ecco, vai, eh. Sì. Oh. È un bel dubbio qua capire se arriva dal torrente o se arriva da... Potrebbe anche spezzare dal torrente che ha schiaffato lì, e chissà se l'hanno ottenuto come fosse un miner mosso. Poi il fatto che non fosse tanto profonda vuol dire che bene o male... Il punto è che bisogna trovarne altre per capire... Era molto alta però, sì, infatti, cioè... Secondo me è lì da qualche piena, quella. Sì. Era. Perché vabbè, adesso siamo arrivati noi. Ok, più è dura meglio è. Poi le volte... Vedi che qua c'è comunque il contatto tra il sedimento molto vecchio e quello più recente. Questo è il costone logicamente, no? Però qua lo vedi bene, questo è il giovane. Questo è vecchio, questo è il vecchio. Certo. Anche sì, questo, sì. No? Ti dicevi? Volte, sì, però prima fai quello. Sì, no, dicevo. A volte i primi centimetri di sedimento recente su, che poggiano su quello vecchio, no? Logicamente. Quello vecchio avendo i ciottoli, che magari all'epoca sporgevano, no? Spiega cosa sono i ciottoli, visto che te sei... Dici mitologicamente. Geologicamente cosa sono i ciottoli? Geologicamente, tutti parlano di ciottoli, ma... Quando si parla di ciottoli si parla di rocce, okay? Però le rocce con un aspetto arrotondato. Okay. Quello che significa semplicemente è che gli angoli sono smussati. Quando io prendessi una roccia, ok, e la frantumassi, per esempio dal bedrock, per esempio, i ciotti sono tutti angolosi. E dico logicamente perché non è stato arrotondato ancora. Una volta quel frammento entra nel circolo del fiume, piena dopo piena, perché sono le piene principalmente che spostano i sassi, i ciottoli collidono l'uno contro le rocce, collidono le une contro le altre. Okay. Cosa succede? Che la prima cosa che saltano sono gli angoli. Sì, ok. Ok? Adesso i sassi non è che entrano in contatto per shock, entrano in contatto per attrito. Okay. Quindi i sassi, le rocce più dure, quelle composte soprattutto da quarzo, minerali molto duri, vanno a erodere le rocce che sono meno dure. In questo caso dei mica scisti. E di conseguenza cosa succede? Semplicemente le rocce sono arrotondate anche con un diverso grado. Alcune rocce sono più arrotondate, sono più simili a dei ciottoli, e altre rocce invece sono meno arrotondate, però comunque presentano sempre gli angoli smussati. Okay. Per esempio questa roccia, che adesso in questo momento è un ciotto, vedete che è ancora una forma squadrettata. Questo in questo caso è un metagabbro, una roccia pesante, una roccia densa, e in questo caso potrebbe anche andare a far vedere che lì potrebbe esserci dell'oro. Di sotto sono rocce pesanti e grandi c'è più oro. Certo. E in questo caso vedete che gli angoli sono comunque smossati. Quella però la roccia ha ancora un aspetto quadrettoso. Vedi, perché dico comunque sempre di cercare sempre i materiali più pesanti. Questo ciotto invece sembra già proprio molto arrotondato. Più i ciottoli sono arrotondati, più hanno viaggiato, certo, rispetto alla loro origine. Sì, sì, vedete, in questo caso sono tutti ciottoli, perché tutti i sassi che vedete nell'immagine sono tutti arrotondati, okay, a loro modo. E questi sono i ciottoli. Visto che loro si trovano diffusi nei sedimenti alluvionali, sono sedimenti ottimi per la percezione. Infatti vediamo che Giacomo qua è arrivato quasi a più di 20 centimetri di scavo. No, vabbè, però bisogna capire che cos'erano questi ciottoli. Che uno sente sempre nominare i ciottoli, ciottoli, adesso lo sa. Sì, poi taglia un po' che abbia un senso di scorso, E chi chiedere di meglio che un geologo? E là! I ciottoli vanno sempre lavati. Va bene. Perché l'oro potrebbe rimanere attaccato alla superficie. Mi vuoi battere oggi? Che bellina.
Sì, oggi... cioè, però c'è un indicatore che adesso bisogna poi andare a capire. Questo è un piombino. Questo è un piombino ossidato. Però è vuol dire molto vecchio. Però questi sedimenti molto alterati a questo punto potrebbero avere un'età che non è quella probabilmente post-glaciale. In mezzo l'hai trovato? Perché il piombino è un rifiuto antropico, non esisteva 10.000 anni fa. No, certo. Quindi più o meno questi qua, queste dimensioni saranno quelli o da caccia o da pesca. Cosa sono diffusi? Da 100 anni? Negli anni 20 si usavano già i palettoni per da caccia. Voglia. E nel 800? 1800. Sì. Se non lo sa lui che ha un'armeria. 1800, quindi abbiamo anche prima. Un'età relativa dei sedimenti. 600 anche. Tutto quando c'è. Comunque ce n'è di oro per essere dentro i sedimenti. Cosa succede? Il fiume Rode che hai fatto praticamente non è neanche un terzo un piatto. Esatto. Un terzo di secchiello. È un pietto. Esatto. Quindi, esatto. Adesso l'idea sarebbe quella di setacciare 10 litri. Vedere cosa esce fuori di 10 litri e così sai quante palette ci sono per 10 litri. 10 litri è un secchiello. Un secchiello. Guarda, quello lì lo rifacciamo perché ho scavato, guarda un po' che ho scavato bene. Sì. Cioè, qua abbiamo un pozzo di conoscenza, un geologo, uno che di piombini se ne intende. Guarda, cioè... ho fatto un bel va bene. Ok, allora io riprendo, sono adesso un attimino in pausa, mi sono staccato degli altri due perché... niente, mi è venuta un po' fame, allora mi sono messo qua a mangiarmi qualcosa. Allora, come già sentirete dal rumore, è successo che è uscita questa signora qua. Allora, guardate che bella. Questa è stata trovata sotto un masso, sotto una pietra che stavamo pulendo, anzi che stavo pulendo, è una bella bestia, guardate che roba. È grossa questa. Siamo sui 0,2 grammi, poi magari dopo vi faccio vedere il peso esatto. Qui ce ne sono anche un altro paio qua dentro, ma si vedono poco perché non sono... vabbè, insomma, poco. Eccole lì. E niente. Questo è l'oro del Rio Berto. Bella scagliona questa, pepita scagliona. Eccola là. Boh. E la giornata comunque sta andando molto bene perché, vabbè, a parte Giacomo che ha trovato... anzi che ha trovato col suo detector quell'altra scaglia pepitona lì sul bordo, sul costone. E Matteo anche sta andando abbastanza bene, ha trovato delle cose pure lui, quindi la giornata si procede bene, diciamo, dai. Niente, allora se ci sono altri aggiornamenti riprendo, se no... adesso vi facciamo vedere il peso specifico di questo mostricino. Bella giornata comunque. Molto bene.